Ciao a tutti, io sono Meryl, bentornati nella mia cucina. Chissà che cose buone che vi state preparando. Io oggi mi sono preparata del chili con carne, perché ho visto un film western, mangiavano fagioli e mi è venuta voglia. Non l'ho fatto troppo piccante perché devono mangiarlo anche i bambini. Se mi seguite vi faccio vedere come l'ho preparato. Andiamo! Per realizzare il chili con carne iniziamo sminuzzando una cipolla di medie dimensioni, bianca o rossa a vostra scelta, insieme a un bel peperone. Io ne ho scelto uno rosso dal sapore deciso e dalla polpa croccante. Una volta tagliato a tocchetti, lo mettiamo insieme alla cipolla in una padella dai bordi alti, con dell'olio di oliva e facciamo rosolare. Mescoliamo un pochino intanto che la cipolla comincia a imbiondirsi e lasciamo a cuocere. Questa ricetta prevede anche l'aglio. Io ne ho messo un solo spicchio che ho prima pulito e schiacciato col dorso della lama. A cottura ultimata potete decidere di toglierlo. In padella con cipolla e peperone. È il momento della ciccia. Servono 800 g di carne trita. La scelta della qualità sta a voi. Io ho preso del misto maiale e manzo. Mettiamola tutta in padella insieme alla nostra cipolla e al peperone. Rosoliamo a fuoco medio mescolando insieme gli ingredienti. La carne e il peperone cominceranno a rilasciare l'acqua. Continuate a mescolare prima di aggiustare di sale. Un consiglio, se decidete di utilizzare della salsiccetta, salate in seconda battuta, dopo aver assaggiato il chili quando è quasi pronto, per evitare di avere una ricetta troppo saporita. Dopo qualche minuto la carne comincerà ad asciugarsi. Aggiungiamo quindi 2-3 mestoli di brodo, o di carne per un sapore più deciso, o di verdure per uno più delicato. Cuociamo a fiamma alta per una decina di minuti e versiamo in padella 500 g di passata e pelati. Abbassiamo la fiamma e proseguiamo la cottura. Il segreto di un buon chili è la cottura lenta e prolungata, un po' come per un buon ragù. Adesso il tocco speciale della ricetta, il peperoncino. Potremmo disquisire a lungo su quale sia più piccante, più adatto, eccetera, eccetera. Ad ognuno di voi lascio scegliere a piacere. Nel mio chili ho messo un abanero, di quelli non troppo forti. Dopo una rimessata è d'obbligo un assaggino, per controllare i sapori. È il momento dei fagioli. Ne serviranno circa 700 grammi. La ricetta originale prevede quelli neri. Io ho utilizzato fagioli rossi, noti anche come soia rossa, anche se non hanno nulla in comune. Dal gusto più dolciastro in modo da stemperare un pochino il piccante. Ovviamente i fagioli vanno cotti prima o utilizzate quelli precotti. Ancora qualche minuto di cottura e ci siamo! Prima di servire manca un ultimo ingrediente, il mais. Il chili con carne è un piatto di sicuro effetto, che può essere arricchito con spezie come paprika, cannella o una spruzzata di lime, servito come uno stufato, accompagnato da riso e panna acida, oppure all'interno di tortillas. Grazie per avermi seguito, alla prossima ricetta!